Lucio Borgonzoni come la pensa a proposito di questi possibili aumenti delle accise, quindi indipendentemente dal ma documento. Ma delle accise andrebbero tolti forse tutte le accise che ci sono, come del 36, sì, poi tutte quelle del tutti secolo scorso. Tutti esterrefatti davanti dai distributori, perché la benzina costerebbe la metà forse, o no? Sì, probabilmente rimarremo sconvolti da questo, perché bisognerebbe andare a togliere tutte quelle passate, sì, prima di pensare magari a metterne altre. Però è la solita questione, noi non possiamo pensare di tassare questa volta tasse che siano occulte o dirette. Arrivano perché c'è stata una manovra sbagliata, una manovra che è stata fatta con una serie di marchette all'interno per cercare di vincere un referendum, perché ce lo dobbiamo dire, e ma oggi ci troviamo, come le definite lei, non servono per convincere gli elettori. Ma dovrebbe infatti averlo già capito con gli 80 euro, perché abbiamo provato, hanno provato a cercare di fregare i cittadini con gli 80 euro, lei sa che è riuscita, perché una parte sono stati ripresi indietro. Però l'operazione 80 euro lei sa che era legata alle elezioni europee, dove il PD raggiunge il 40%. Ma però dopo li ha ritirati indietro, fregati una volta, basta. Ci hanno riprovato di nuovo questa volta. Il fatto è che ora ci troviamo a dover fare delle modifiche, modifiche a una situazione economica dove veramente gli italiani al di fuori di quando, anch'io non parlerei dello 0,2, ma qua quando parliamo di crescita, che sembra che facciamo i salti di gioia ogni tanto, 0,2, 0,1, occupazione che poi il giorno dopo invece viene smentita da altri dati. Qua bisogna prendere in mano tutto, fra cui una delle cose fondamentali è quella della tassazione, che va cambiata, altrimenti l'Italia non riesce a ripartire. A ripartire. Cioè non ce la faremo mai. E adesso ne parliamo.